Passo metà della mia vita in macchina e l'altra metà la passo a cercare un lurido, fottuto posto per parcheggiare. Qui mi viene sempre in mente il tempo della scuola guida. Ricordate? Ti insegnavano la teoria, ma in realtà sembrava di stare alla scuola materna, si lavorava di fantasia, ti raccontavano di un mondo fuori, il mondo del traffico, come un mondo di fiaba. Mi ricordo quel libro della teoria con le illustrazioni naive, un alberello, un cane, nessuna macchina in giro, un divieto di sosta ogni tanto, però per carità non c'è che l'imbarazzo della scelta, vuoi parcheggiare, parcheggi custoditi, come si dice per terra, spina di pesce, mi raccomando, ben dentro le strisce, non al... Quello che non ti insegnano a scuola è che nella realtà l'unico parcheggio oggi possibile è il parcheggio alla spera in Dio. Divieto di sosta, ma magari io trovassi un posto di divieto di sosta, non si trova più niente. Una fermata bus, una rimozione forzata, una corsia preferenziale, un'aiuola, un passo carraio, ti scrivono lasciare libero il passaggio anche di notte, ma statene a dormire di notte. Cosa vuoi fare? Il fanatico che ogni 2 ore viene a vedere. Se ho parcheggiato, riposati e vivrai meglio. E quando, dopo ore di ricerca, avviene il miracolo, perché di miracolo si tratta, che io vedo dall'atrio vetrato di un condominio una persona che dal movimento della mano verso la tasca pare di intuire che all'interno della tasca stessa ha un mazzo di chiavi di una macchina parcheggiata fuori, io lo punto e non lo mollo più. Intanto attorno a me si è scatenato l'inferno, frecce, doppie frecce, retromarce di chilometri, inversioni a U, gente che si sbraccia, va via, è mio, gente che manda la moglie, stiamo calmi, sono qui dalle 7:15, è mio! Solo che a me non capita mai quello bello dinamico anni 2000 che arriva, veloce, sale, accende, mette la retromarcia, esce. No, a me capita sempre quello che arriva con calma. Tanto c'è tempo. Sembra che lo faccia apposta. Si guarda in giro, scopre cose nuove del suo quartiere. Ma guarda te. Ma guarda qua, ma guarda là. Poi piano piano arriva. Finalmente sale con calma, si siede, comincia a spostare avanti e indietro il sedere. La usi solo tu. Cosa ti si sono allungati i piedi? Poi c'ha caldo. Allora tira giù il finestrino. Poi si accorge che è gennaio, allora lo ritira giù. Intanto non ha ancora acceso il motore. Poi pensa, forse 2 dita da destra come areazione sarebbero l'ideale, solo che non hai cristalli elettrici, questo pezzente. Allora per aprire il cristallo di destra tu lo vedi, si protende, lo vedi, sparisce giù e non torna più su. Cazzo è morto? Non poteva morire fra 10 minuti al semaforo? Con tutto quello che ci mette l'ambulanza, io questo posto non lo prendo più. Mi sporgo per guardare, non è morto. È che nello sdraiamento ha buttato inavvertitamente l'occhio sotto i sedili, non l'avesse mai fatto. Documenti che cercava da anni, costumi da bagno, i puffi di suo nipote, le sigarette spente di quelli che stanno. Ecco perché i portacieli dietro sono sempre puliti. Allora fa una bella pulizia, tira su col sacchettino, poi si rialza con tutto il sangue alla testa. Non si ricorda neanche più bene dov'è. Sono su una macchina o una motonave, sembra pensare. Allora apre il... Cocotto tira fuori il libretto dell'istruzione. A questo punto io lo sto perforando con lo sguardo. Lui percepisce un dolore ficcante qui dietro la nuca perché finalmente si gira verso di me, stupefatto di trovarmi lì. Pensava di essere nel Sahara. Mi guarda. Capisce che sto aspettando e mi fa. Lui ci vive lì dentro, era andato a parcheggiare l'appartamento.
Grazie.